Buonasera, sono il professore Silvio De Maio, ho insegnato per anni alla Federico II, all'Università di Napoli Federico II, storia contemporanea. Il programma di oggi prevede una conversazione su Guglielmo Pepe. Quando l'Istituto Tasso mi ha chiesto di fare una conversazione per il mese di marzo del 2021, io ho scelto questo personaggio che conosco abbastanza bene, avendo scritto su di lui una lunga biografia che è uscita nel Dizionario Biografico degli Italiani. Marzo 2021 è infatti la ricorrenza del 200° anno, dei 200 anni, l'anniversario dei 200 anni della battaglia di Rieti, che vide la sconfitta dell'esercito del regno delle due Sicilie, anzi del regno di Napoli, perché la Sicilia si era resa indipendente, costituzionale contro gli austriaci che venivano in Italia e in particolare nel regno delle due Sicilie per ripristinare il potere assoluto di Ferdinando I, ex Ferdinando IV, di Ferdinando I di Borbone. La rivoluzione c'era stata alcuni mesi prima, si parla di ottimestre, nonimestre costituzionale, cioè 8-9 mesi di costituzione. La rivoluzione era stata nel luglio del 1820. Era scoppiata ad Avellino, a Nola, ad opera di ufficiali dell'esercito borbonico che avevano aderito alla carboneria, e ad un certo punto poi la guida, il comando delle operazioni era passato nelle mani di Guglielmo Pepe. Ma chi era Guglielmo Pepe? In quel momento Guglielmo Pepe era un generale di 38 anni, quindi molto giovane, e lo era generale già da diverso tempo. Aveva fatto una carriera militare molto rapida, molto intensa, in un periodo in cui gli scontri armati, le guerre, le battaglie non mancavano. Pepe era nato nel 1783 a Squillace, era un calabrese, e figlio di una borghesia abbastanza agiata che però aveva una ventina di figli, lui era uno degli ultimi di questi figli. Aveva due fratelli più grandi, uno si chiamava Ferdinando, poco noto, l'altro si chiamava Florestano, più noto. Fu anche lui un generale abbastanza importante dell'esercito del Regno di Napoli e poi il Regno delle Due Sicilie, i quali stavano a Napoli, avevano fatto l'Annunziatella, avevano cominciato a militare nell'esercito borbonico e quindi anche Guglielmo Pepe li volle seguire e arrivò a Napoli più o meno nei mesi o negli anni, insomma, immediatamente precedenti alla rivoluzione del 1799. La prima rivoluzione a cui partecipa Guglielmo Pepe. Guglielmo Pepe fu chiamato da De Sanctis l'uomo delle tre rivoluzioni, perché partecipò a tre rivoluzioni. Una è questa qua del 1799. Voi sapete, la Repubblica fu proclamata mentre stavano arrivando a gennaio del 1799 dai Giacobini napoletani, i repubblicani napoletani, mentre stava arrivando l'esercito francese, stava sconfiggendo l'esercito borbonico napoletano.
al confine con lo Stato Pontificio e stava arrivando, era imminente questo arrivo e quindi l'insurrezione e la fuga del re Ferdinando IV in Sicilia con la regina Maria Carolina e con tutta la corte. 16 anni, un aspirante ufficiale. La prima rivoluzione a cui lui partecipa in modo naturalmente non da protagonista. Nel 1799 la rivoluzione, voi sapete, finì male, durò pochi mesi, poi arriva dalla Sicilia l'esercito della Santa Fede comandata dal cardinale Fabrizio Ruffo con migliaia di sanfedisti, di contadini, di gente raccogliticcia in Sicilia, in Calabria. Lui aveva raccolto queste migliaia di uomini. Nel frattempo i francesi, per una serie di problemi di carattere internazionale, perché l'esercito serviva altrove, siamo nel 99, Napoleone sta cominciando a condurre delle importanti guerre in Europa, ma è ancora proprio all'inizio e ha bisogno dell'esercito, che allora era comandato dal generale Championnet, per altri fini, e quindi lo ritira. L'esercito torna a combattere nell'Italia settentrionale o in Europa e i repubblicani rimangono soli, senza la protezione di questo grande e forte esercito. Da qui la sconfitta e la repressione feroce della rivoluzione da parte di Ferdinando IV, del tribunale speciale che fu preposto a occuparsi dei giacobini, dei rivoluzionari, con 200, circa 200 condanne a morte. Tante altre condanne furono all'esilio o furono imprigionati i rivoluzionari. Molte condanne sono rimaste famose, è rimasta famosa quella di Eleonore Pimentel Fonseca, quella di Mario Pagano, intellettuali importanti della Napoli dell'epoca. Altri riuscirono a scappare, anche furono condannati a morte. Personaggi di secondo piano che non riuscirono a dimostrare di essere, come dire, poi non tra i promotori principali della rivolta. A Piazza Mercato si consumarono queste condanne. Guglielmo Pepe era ancora un ragazzo, era molto giovane e quindi la scampa facilmente. La scampa e va a Esule a Marsiglia. Comincia un periodo della vita di Pepe lunghissimo. Questa prima parte di questo periodo lunghissimo di esilio è molto breve, perché lui torna presto, si può dire insieme all'esercito francese, a Napoli. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte conquista con l'esercito del fratello il regno di Napoli e quindi gli esuli possono tornare, no? Ci sono molti personaggi che erano scappati e che riescono a tornare, tra questi Guglielmo Pepe, che è ancora un ragazzo, nel 1806 ha 23 anni. Qui raccolgo un po' di notizie più specifiche nei miei appunti. Lui era stato
era stato in esilio un po' di tempo, poi torna clandestinamente e nel 1803 partecipa a una congiura in Calabria. Lui ha questo pallino, poi lo vedremo più avanti, di far insorgere la Calabria contro il potere centrale, contro Napoli, contro i Borboni, ritenendo il popolo calabrese talmente forte e audace da poter fare una buona riuscita, avere successo in una rivoluzione, in uno scontro armato. Viene arrestato, viene condannato all'ergastolo. È un periodo breve, perché poi, abbiamo già detto prima, nel 1806 arriva Giuseppe Bonaparte. Siamo nel gennaio del 1806. Quindi Pepe, che ha solo 23 anni, può rientrare nell'esercito del Regno di Napoli sotto i sovrani francesi. Prima Giuseppe Bonaparte per 2 anni e mezzo, fino alla metà del 1808, e poi il famoso Gioacchino Murat, che starà ancora altri 7 anni e qualcosa, fino al 1815. In questo decennio francese, un periodo molto importante per la storia di Napoli, per la storia del regno, per la parte continentale del Regno di Napoli, perché i francesi non riuscirono a conquistare la Sicilia e Ferdinando IV, scappato con la corte, con Maria Carolina, per la seconda volta, dopo la fuga del 1799, c'è una seconda fuga nel 1806, dopo essere scappato, governerà la Sicilia sotto il controllo e la protezione dell'esercito e della flotta inglese, il famoso periodo in cui Lord Bentinck, il governatore inglese, è in pratica il padrone di quello che è rimasto del regno borbonico meridionale. Una carriera molto importante farà Guglielmo Pepe, una carriera militare molto importante farà Guglielmo Pepe in questo periodo, in questo decennio. Una carriera fatta anche di partecipazione a guerre. Per esempio, Murat tenterà di conquistare la Sicilia, no? La Sicilia appunto era rimasta in mano ai Borboni, c'era la flotta inglese, c'era l'esercito inglese sull'isola. Lui ha questo progetto, porta avanti questo progetto, Gioacchino Murat, di conquista della Sicilia, e quindi va fino a Reggio Calabria, a Villa San Giovanni, vuole imbarcare il suo esercito, viene fermato dai francesi, viene fermato cioè da quella componente del suo esercito che non obbediva ai suoi ordini, ma obbediva agli ordini di Napoleone. Napoleone decide che non è il caso. Non è il caso, perché lui ha altri progetti, perché in questo modo una parte dell'esercito inglese rimane lì e quindi non gli dà fastidio in altri luoghi di scontro, in altri luoghi di combattimento. Murat rimarrà molto male. Con Murat c'è, tra gli altri, Guglielmo Pepe, che è il suo ufficiale di ordinanza, cioè l'ufficiale che è al contatto diretto con il sovrano per ripartire gli ordini, per governare l'esercito. Murat era il sovrano, ma era anche un generale molto temerario, come saprete sicuramente, e quindi era molto dentro i problemi militari, e Pepe collabora molto attivamente con lui. Non fece solo questo, Guglielmo Pepe, nel periodo murattiano, per esempio
andò a Corfù, che era stata da poco nel 1807, quindi neanche nel periodo monarchiano, ma nel periodo di Giuseppe Bonaparte ancora. Con il grado va a Corfù nel 1807, con il grado di capo battaglione, poi diventa ufficiale d'ordinanza nel 1809 di Murat, cosa che abbiamo già detto. Partecipa da poco felice spedizione siciliana del 1810, comanda nel 1812 un reggimento in Spagna, nell'esercito napoletano che affianca l'esercito francese nella sanguinosissima guerra spagnola che porta avanti Napoleone per cercare di conservare la Spagna conquistata nonostante la rivolta degli spagnoli, una specie di guerra civile sanguinosissima. E in tutti questi anni, questi pochi anni, lui fa una grande carriera. Per cui quando torna a Napoli nel 1813 viene nominato, maresciallo di campo, cioè un grado superiore a quello di generale. I marescialli di Napoleone, questo non, lui non è un maresciallo di Murat, ma sono famosi nella storia militare del periodo napoleonico i marescialli di Napoleone, quei 15-20 personaggi, Ney, tanto per fare un nome, Massena, che furono i grandi protagonisti di tante battaglie vittoriose. Un maresciallo di Napoleone, in fondo, era anche Gioacchino Murat, ritorna a esserlo nel 1812, quando con un esercito napoletano partecipa alla spedizione in Russia, fallimentare spedizione in Russia dell'esercito napoleonico. 1812 c'è questa fallimentare spedizione di Murat, poi Murat torna nel 13. Comincerà a portare avanti una politica che lo distingue, intende a separare il suo destino da quello del cognato, Murat il cognato di Napoleone, cerca un'alleanza improbabile con l'Austria, quindi il tradimento di Napoleone secondo i francesi, scusate, di Murat secondo i francesi, poi scontri con l'Austria, perché poi c'è il ribaltamento delle alleanze, come fu chiamato, con la sconfitta nel 1815 a Tolentino dell'esercito murattiano. Di questo esercito fa parte anche Guglielmo Pepe come generale, come maresciallo di campo. Lui comandava un pezzo dell'esercito che in quel momento però non è a Tolentino e quindi non partecipa attivamente alla battaglia che comunque vede la sconfitta di Gioacchino Murat. Nel 1815, con il ritorno di Ferdinando di Borbone, Ferdinando IV, sul regno, anche sulla parte continentale del regno delle Due Sicilie, quindi sul regno di Napoli, succede una cosa strana, lui si chiamerà da quel momento Ferdinando I. Succede una cosa strana perché, a differenza di quello che era avvenuto nel 99 con la dura repressione dei repubblicani, c'è una pacificazione, una sorta di pacificazione, e coloro che avevano partecipato più o meno attivamente al governo del periodo del governo del Regno di Napoli durante il periodo murattiano non vengono allontanati o vengono tenuti in disparte, ma in modo provvisorio. Stiamo parlando di ministri, di funzionari importanti. I soldati, gli ufficiali, assolutamente non vengono allontanati nemmeno dall'esercito. Inizialmente c'è un periodo un po'
di allontanamento, ma poi c'è bisogno di questi personaggi. E quindi, per esempio, per quello che riguarda Pepe, lui si ritira in Calabria, dalla sua famiglia, Squillace, per un anno e mezzo, ma poi torna, perché torna a rivestire, ad avere un grado nell'esercito, ora borbonico, nell'esercito del Regno delle Due Sicilie, sulla terraferma, il grado di generale. Quindi nel 13 lui era stato nominato maresciallo di campo, aveva 30 anni, e qualche anno dopo, 1818, è il generale che ha il comando della terza divisione dell'esercito, che comprendeva Principato Ultra, cioè quella che allora era la provincia di Avellino, e la Capitanata, vale a dire la Piana Foggiana, la provincia di Foggia, quindi due province che sono, che hanno un confine, diciamo, in comune, che sono una vicina all'altra, in cui lui deve comandare il brigantaggio, deve combattere il brigantaggio endemico che c'era stato molto anche, soprattutto nel periodo murattiano, soprattutto in Calabria, ma un po' dappertutto, e fare, insomma, comunque tenere l'esercito pronto per qualsiasi evenienza. Ma l'evenienza che si verifica non è l'evenienza che ci si aspettava, che il governo, che il re e il suo governo poteva aspettarsi, perché è la rivoluzione. La rivoluzione che scoppia all'inizio di luglio del 1820, quindi soltanto 2 anni dopo che, anzi meno di 2 anni, perché Pepe torna nel novembre del 18. Questa cosa avviene nel luglio del 20, meno di 2 anni dopo che lui è diventato il comandante in capo dell'esercito napoletano di stanza tra la provincia di Avellino e quella di Foggia. E quando quindi scoppia questa rivolta, rivolta capitanata, come voi sicuramente vi ricordate, perlomeno chi è più anziano, che ha fatto degli studi in cui queste cose non si trascuravano, non si trascurano come si, non si trascuravano come si trascurano ora, capitanata da due tenenti, Morelli e Silvati, che furono poi entrambi, dopo la fine della rivoluzione, del periodo costituzionale a cui abbiamo già accennato all'inizio, messi a morte, e da qualche altro ufficiale di grado superiore, tra cui c'era un avellinese che è un personaggio abbastanza importante, che si chiamava Nicola De Concinis. De Concinis è quello che prende proprio il comando, perché è l'ufficiale di più alto in grado, e poi avrà una carriera paragonabile a quella di Pepe, perché anche lui ritornerà in auge poi, lo vedremo bene ora, ripercorrendo la storia della vita di Pepe, tornerà in auge nel 1848. Prende il comando dei Concilis e Pepe ha l'ordine di andare a reprimere il moto, ma Pepe fa tutt'altro, va ad Avellino, raggiunge con il suo esercito gli insorti e ne prende il comando. E con loro una componente, diciamo, un po' non eccessivamente numerosa, un pezzo di questo esercito. Ormai l'insurrezione ha vinto, ci sono state altre prese di posizione in altri posti del regno, va a Napoli e
prende praticamente da Ferdinando IV, che ora è diventato Ferdinando I, dal vecchio re, il comando in capo dell'esercito. Il re concede la Costituzione, nomina vicario generale, suo vicario generale, il figlio Francesco, quello che poi sarà dal 25 al 30, muore giovane, il re Francesco I, e si ritira un po' in disparte. Poi a un certo punto chiederà al Parlamento, nel frattempo c'è stato un Parlamento, c'è stata la Costituzione, ci sono state le elezioni, ci sono dei ministri che ubbidiscono al vicario, cioè a Francesco, ma anche e soprattutto al governo. Ci sta un importante ruolo, viene svolto per esempio da Giuseppe Zurlo in questo governo, ci sono altri personaggi di rilievo, tra cui Pepe come comandante dell'esercito, ottiene di poter andare nel regno, nell'impero austriaco, a partecipare a dei congressi per dire a Metternich, insomma, agli austriaci che non volevano assolutamente che l'equilibrio che era ritornato dopo la sconfitta definitiva di Napoleone, dopo il congresso di Vienna del 1814-15, non volevano assolutamente che potesse tornare la rivoluzione, che potesse essere messo in discussione l'assolutismo regio. Per dire quindi a Metternich di non intervenire, invece lui, Ferdinando, già pensava di fare quello che poi fu giudicato dai rivoluzionari un alto tradimento nei confronti della sua stessa patria, dicendo appunto che lui era stato costretto a concedere la Costituzione che chiedeva che si intervenisse con l'esercito austriaco, che aveva 80.000 uomini, si intervenisse contro il suo paese, contro l'esercito costituzionale napoletano. Ho qui davanti a me una lettera che è stata inviata dall'Istituto Storico del Risorgimento della provincia di Rieti, che in questo momento, che non si può fare niente da vicino, in modo da remoto, come si dice, così come sto facendo io, ha organizzato un convegno per ricordare la prima battaglia del Risorgimento nazionale, la battaglia del 7-9 marzo 1821, 200 anni fa, in cui le truppe guidate dal generale Guglielmo Pepe, che aveva a sua disposizione 16.000 uomini, spesso erano poco addestrati, poco ligi ai comandi, in parte erano degli appartenenti alle forze, all'esercito regolare, in parte erano dei volontari, che c'è una grande spinta del volontariato, dei volontari, dell'esercito di volontari nel Risorgimento italiano, una grande spinta che avrà il suo acme nel 1860 con la spedizione dei Mille. Questi volontari, questi 18.000 uomini tra volontari e esercito regolare, deve affrontare 80.000 uomini nella piana di Rieti e tra le gole che stanno vicino Rieti, tra la città ducale e Antrodoco. E qui ci fu la sconfitta. Sconfitta, Pepe scappa,
e da questo momento per un lunghissimo periodo vivrà in esilio. Una vita di esilio, quindi quella di Pepe, e questo esilio finirà soltanto per un breve periodo nel 1848, quando la rivoluzione e anche la volontà del re di quel momento, che è Ferdinando II, il nipote di Ferdinando I e il figlio di Francesco I, che era Ferdinando II, viene al trono, succede al trono nel 1830. Nel 1848, di fronte a rivolte, a situazioni internazionali non favorevoli e a rivolte soprattutto siciliane, concede, prima di quando lo fanno altri sovrani degli stati italiani, la Costituzione. Poi la concederanno anche Carlo Alberto, il Granduca di Toscana e il Papa Pio IX. E quindi c'è un governo costituzionale, un parlamento, elezioni e così via. Pepe può tornare, e torna, e diventa il capo dell'esercito del 1848. Ma cosa fa Pepe tra il 1821 e il 1848? La ricostruzione è stata fatta da tanti storici, tra cui me, insomma io qua ho degli appunti. C'è uno storico non professionista, insomma, che ha scritto questo libro, si chiama Manfredi, Luca Manfredi, e il titolo è L'uomo delle tre rivoluzioni. Quindi, dopo aver parlato del Pepe giovanissimo del 1799 e del Pepe per pochi mesi generale in capo dell'esercito della Repubblica, della monarchia costituzionale napoletana, sarà poi anche il generale dell'esercito del 1848, napoletano del 1848. Ma c'è questo lungo periodo che va dal 21, quando lui va via, esule, al 48, al 47, quando lui capisce di poter tornare e poi torna. Quindi quasi 20 anni. Scusate, quasi 30 anni. Un periodo lunghissimo che lui trascorre prevalentemente in Francia, ma anche in Inghilterra e anche nei Paesi Bassi. La prima fase è una fase inglese. Lui esule a Londra, e qui è a Londra che lui si scontra con un altro generale del periodo costituzionale napoletano, che però era rientrato nei ranghi borbonici, che si chiamava Michele Carrascosa, e ci sarà un duello legato appunto all'interpretazione di quello che successe nella guerra e nella sconfitta. Poi, dopo un periodo di alcuni anni a Londra, ma anche un breve periodo in Spagna, andrà a Parigi. Anche partecipa a organizzazioni europee di liberali. Al Madrid, per esempio, subito dopo la sua fuga, dopo la sconfitta, fonderà una società dei fratelli costituzionali europei, ebbe molte adesioni, poi la società si scioglie, c'è la repressione anche nei confronti della Spagna, come forse vi ricordate, là pure c'era stata la rivoluzione,
poi ci sarà il soggiorno inglese, poi ci sarà il soggiorno francese, che è il soggiorno più lungo. A Parigi incontra una serie di personaggi del Risorgimento italiano, importanti, con cui fraternizzerà, farà amicizia, avrà dei confronti dal punto di vista, come dire, politico, su che cosa fare, su come organizzare la lotta per l'indipendenza e l'unità d'Italia. Questi erano poi le due, più che l'unità, comunque in questo momento si parla soprattutto di indipendenza nei confronti dell'Austria, il grande nemico dell'Austria, perché uno dei personaggi che lui incontra è Vincenzo Gioberti, quindi non un unitarista, ma un fautore di una unione tra tre stati principali, quello sabaudo, quello romano, pontificio, e quello napoletano, senza Austria. Tutti quanti insieme facciamo la guerra all'Austria, dice Gioberti. Ed è quello che avverrà poi nel 48. Ma andiamo con ordine. Incontra vari personaggi di un certo interesse, incontrerà per esempio Giuseppe Alessandro Poerio, è un incontro importante perché poi Alessandro Poerio lo riavrà con sé a Venezia nella fase, nella terza rivoluzione di Pepe, la fase del 48-49, e Poerio morirà sulle barricate venete. Poerio è un poeta, un personaggio molto noto, Alessandro Poerio, fratello di Giuseppe, figlio di Carlo Poerio, insomma, uno della famiglia di questi, anch'essi calabresi, nobili calabresi che combattono per l'indipendenza italiana. Incontra Filippo Buonarroti, che è un rivoluzionario, il leader dei sublimi maestri perfetti, che è una sorta di carboneria, era l'allievo di Babeuf, quello della rivolta degli eguali di Parigi, della Francia. Incontrerà Federico Confalonieri, che è l'amico di Silvio Pellico, e qualche altro, Nicolò Tommaseo, qualche altro rivoluzionario. E comincia a scrivere a questo punto Pepe, comincia a mettere su carta le sue idee, e quindi scrive, per esempio, una memoria, un libro che si chiama Memoria sui mezzi che menano alla italiana indipendenza. Come bisogna fare per conquistare l'indipendenza dell'Italia contro rispetto all'Austria. Che cosa scrive? Che cosa dice? Qual è l'idea di Pepe in questo libro come in altri? È che l'indipendenza si conquista con le armi, come poi avverrà di fatto, con l'indipendenza e l'unificazione si conquista con soprattutto le due guerre di indipendenza, la guerra di indipendenza, la seconda guerra di indipendenza, 1859, e la respinzione dei Mille. Dopo queste guerre c'è il Regno d'Italia del 1861, marzo 61, quindi siamo anche qui in anniversario, a cui manca il Veneto, conquistato nel 66, e il Lazio, che sarà preso nel 1870. Poi a questo punto è finita, salvo poi la coda del Risorgimento, che è la terribile prima guerra mondiale. E in questo qua anonimo esce anche L'Italia militare. Entrambi i libri hanno un'edizione in italiano, sia il primo che il secondo, che è un'edizione in francese. Qui avevo
qualche frontespizio che ho scaricato dalla rete. Voi sapete che oggi in rete si possono trovare, questo è il frontespizio dell'Italia militare. L'Italia militare è la guerra di sollevazione di Guglielmo Pepe, generale in capo dell'esercito italiano in Venezia. Questa però è un'edizione successiva a quella che del 1836, perché è l'edizione che lui fa quando appunto sta a Venezia, che è generale in capo di Venezia. Ora vediamo che cosa succede. Ma già nel 1936 fa autore, promotore in questo libro di una rivolta, di una sollevazione, lui punta alla guerra per bande. La sua idea militare è un'idea che poggia sulla fiducia nelle bande contadine, sul tipo di quelle che erano state, quelle che avevano represso il movimento la Repubblica del 1799. Questa sua idea si contrappone a quella mazziniana, che invece punta di più su un patriottismo, diciamo così, portato avanti per lo più dalla borghesia, e poi con idee repubblicane, come sappiamo, insomma, diverse da quelle di Guglielmo Pepe. Nel 39 pubblica un altro libro, L'Italie politique et ses rapports avec la France et l'Angleterre. È un libro che non fu mai, che non è stato mai tradotto. Nel 40 pubblica un libro che viene intitolato Sull'esercito, sempre a Parigi, è sempre anonimo, ma poi sappiamo che lui è l'autore. Sull'esercito delle due Sicilie, il titolo è Sull'esercito delle due Sicilie e sulla guerra italica di sollevazione. La sollevazione. E poi, a questo punto, mentre purtroppo per lui non succede niente e deve rimanere in esilio in Francia, dove tra l'altro si sposa con una donna inglese che poi sarà colei che porterà le spoglie di Pepe a Napoli dopo l'Unità d'Italia. Pepe muore prima dell'Unità d'Italia, muore nel 56, 1856, e muore sempre in esilio, però non più a Parigi ma a Torino, perché nel frattempo sono cambiate le cose. Comincia a scrivere le memorie del generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita e ai recenti casi d'Italia del 1847, poi un secondo volume e poi finalmente nel 50 l'Italia degli anni 1847, 48 e 49, continuazione delle memorie. Una di queste pubblicazioni è quell'Italia militare con l'edizione veneziana che ho fatto già vedere. Questo qua invece è il frontespizio del secondo volume delle memorie pubblicate nel 1847. Vedete, Parigi è il luogo di stampa, ma in italiano. Per fortuna siamo arrivati alla vigilia del 1848. Nel gennaio
Ferdinando II ha concesso la Costituzione e nel marzo il governo costituzionale ottiene che il re proclami un'amnistia nei confronti dei napoletani in esilio ormai da quasi 30 anni, come abbiamo detto, cioè a partire da quel 1821 che aveva visto la sconfitta dell'esercito rivoluzionario costituzionale. Quindi Pepe può tornare. E Ferdinando II gli dà l'incarico di formare un governo. Lui rifiuta, o perlomeno viene distolto, viene sconsigliato. Lui vede in Pepe un elemento di Ferdinando II meno pericoloso dei rivoluzionari che hanno fatto dei capi della Costituzione, del governo costituzionale. Pepe non accetta, insomma, il re gli revoca l'incarico, e però viene nominato l'8 aprile 1848 comandante in capo dell'esercito napoletano, dell'esercito del Regno delle Due Sicilie. Esercito che viene mandato di lì a poco a combattere insieme all'esercito del Regno di Sardegna, il regno di Carlo Alberto, contro l'Austria, perché è scoppiata la prima guerra di indipendenza. Carlo Alberto ha dichiarato guerra all'Austria sperando di avere anche l'aiuto, diciamo così, come Gioberti si augurava, degli altri stati italiani che sono diventati costituzionali, perché la Costituzione, come abbiamo detto prima, è stata concessa anche dal Granduca di Toscana, dal Papa. Arrivano questi eserciti, arrivano soprattutto tanti volontari, anche dal Napoli arrivano tanti volontari, uno è quello Alessandro Boerio di cui abbiamo accennato prima. Ma dura poco l'invio dell'esercito regolare, sia napoletano sia degli altri stati italiani, perché questi eserciti vengono richiamati dopo che il Papa Pio IX rende pubblica l'intenzione che questa cosa non va bene, che non si può combattere uno Stato cattolico in questa maniera. Lo Stato cattolico sarebbe l'impero austriaco. E quindi vengono richiamati. Ma Guglielmo Pepe non segue l'esercito che lui comanda. L'esercito che lui comanda va via, torna a Napoli in buona parte, in parte no, in parte la parte che lo segue decide di continuare in questa avventura anti-austriaca, diciamo così. Perché diciamo così? Perché nel frattempo Carlo Alberto è stato sconfitto, poi la guerra riprenderà e la sconfitta vera e propria avverrà nel 49. E però sono insorte diverse, è insorta soprattutto Venezia. Venezia è insorta e ha proclamato la Repubblica. E quindi Pepe vede in Venezia e nella difesa della Repubblica la possibilità di continuare con i pochi mezzi che ci sono, ma con molta parte del popolo veneziano con lui. La Repubblica di Venezia è quella capeggiata da un altro nome molto noto del risorgimento italiano, che è Daniele Manin,
continuare la guerra contro l'Austria. E quindi la terza rivoluzione non è solo questa partecipazione quasi simbolica che avviene da parte dell'esercito napoletano alla guerra di indipendenza, alla prima fase della guerra di indipendenza, ma soprattutto alla partecipazione alla difesa di Venezia, alla guerra che portano avanti i veneziani e la Repubblica di Venezia, mentre contemporaneamente c'è un'altra Repubblica nell'Italia di questo momento che resiste contro la repressione contro di un esercito straniero ed è la Repubblica Romana il cui capo politico è Giuseppe Mazzini e il cui capo militare è Giuseppe Garibaldi, Repubblica Napoletana che viene romana, che viene messa, viene sconfitta, viene da, nonostante l'eroica difesa, insomma, di Garibaldi, Garibaldi sapeva combattere, ma non aveva uomini e mezzi sufficienti contro l'esercito francese, che i francesi, che pur avevano fatto la rivoluzione del 48, anche loro, il 48 è una rivoluzione, è in rivoluzione in rivolta a tutta l'Europa, avevano mandato il famoso esercito francese del generale Oudinot, che ha facilmente la meglio. Qualcosa del genere succede a Venezia contro l'esercito di Guglielmo Pepe, che era un buon generale, ma non era neanche Garibaldi, insomma, e alla fine deve soccombere. Mancano pochi anni alla conclusione della sua vita. Mancano pochi anni. Nel frattempo c'è stata la ripresa della guerra nel marzo del 1849, mentre Venezia resiste. E Pepe continua a combattere. Ma poi deve arrendersi. E la resa viene firmata il 22 agosto. E Pepe va in nel Regno di Sardegna, dove Carlo Alberto è stato sconfitto, ma la Costituzione rimane in vigore. Lo statuto albertino rimane in vigore, lo statuto che sarà lo statuto italiano fino al 1946. Che diventerà poi lo Statuto del Regno d'Italia. E quindi lì può vivere. Voleva vivere a Genova, ma insomma poi viene convinto di andare nella capitale, a Torino, poi torna a Parigi per un periodo. E lì, insomma, la sua casa diventa un ritrovo di rivoluzionari, di esuli, tra cui alcuni napoletani, tra cui per esempio Saliceti, che era stato appunto uno dei ministri del governo costituzionale del 48, Giuseppe Ricciardi. Poi torna, poi va via da Parigi, va via da Parigi perché nel 1851
Luigi Bonaparte, che è stato Luigi Napoleone Bonaparte, che è stato eletto alla fine del 48 Presidente della Repubblica, fa il colpo di Stato e si proclama imperatore dei francesi col titolo di Napoleone III. Naturalmente lui non condivide questa svolta, questo ritorno al bonapartismo, e ritorna a Torino, dove morirà l'8 agosto del 1855. Anche questa ultima parte della sua vita non è proprio lineare: Raminga, va prima a Nizza, poi a Genova, infine a Torino, dove viene passa, dove viene, dove muore. E nel 1858 il Regno di Sardegna gli dedica un monumento, e nel 1861, dopo l'unificazione, la moglie, che è una inglese, come abbiamo già accennato, porta il feretro a Napoli per seppellire il marito insieme al fratello Florestano Pepe, che era anche lui stato generale, anche lui aveva avuto una vita tormentata, ma diciamo così, la storia di Florestano Pepe è un'altra storia. Da quel momento, appunto, il mito di Guglielmo Pepe non avrà una grande, come dire, un grande seguito, però abbastanza seguito lo ha, insomma, viene considerato appunto l'uomo delle rivoluzioni, una specie di antesignano di Garibaldi, o anche, se preferite, di Carlo Pisacane, perché Pisacane poi, quando fa nel 1857 il tentativo della spedizione di Sapri, ha l'idea in testa, l'idea della guerra di bande, che invece poi le bande lo sconfiggeranno, insomma, e verrà messo a morte. E oggi in tutte le città d'Italia, in molte città d'Italia, c'è una piazza o una strada dedicata a Guglielmo Pepe, quindi un personaggio che non è stato poi dimenticato. Vi saluto, vi ringrazio, spero di poter fare una conferenza migliore, con delle immagini, con dei filmati, con una migliore puntualizzazione dal vivo, prima o poi. Buona serata.